Fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Tra tutte le perle di infinita preziosità che si trovano in Magic di Aleister Crowley, ve n'è una speciale che celebra apertamente il mistero che si trova nel cuore del santuario della Gnosi. Si tratta del canone della messa gnostica. Questa cerimonia presenta in forma allegorica e drammatica il segreto centrale dell'OTO e le formule universali del nuovo eone, trasmesse insieme alla legge di Telema per mezzo della A. Nel 1912, Aleister Crowley venne nominato Gran Maestro Nazionale dell'Ordo Templi Orientis per il Regno Unito e si mise subito al lavoro per una revisione delle cerimonie con l'intento di allinearle ai principi del Libro della Legge. Ricevuto dallo scriba nel 1904, il Libro della Legge proclama un nuovo sistema di principi spirituali per l'era moderna, la cui parola è telema, che significa volontà in greco. La natura umana richiede, nel caso della maggior parte delle persone, la soddisfazione dell'istinto religioso, e per molti questo può essere fatto al meglio per mezzo di cerimonie. Desiderai pertanto creare un rito attraverso il quale le persone potessero entrare in estasi come hanno sempre fatto sotto l'influenza del rituale appropriato. Egli inoltre riteneva che le religioni istituzionalizzate avessero fallito in questo, rendendo l'uomo incapace di consumare l'unione della propria anima individuale con l'anima universale, proprio come uno sposo che non sia in grado di consumare il suo matrimonio. Per Crowley, la concezione fondamentale è che l'infinito, l'assoluto, Dio, l'anima superiore o comunque si preferisca chiamarlo, è sempre presente, ma velato o mascherato dai pensieri della mente, proprio come è impossibile udire il battito del cuore in una città rumorosa. Con questi intenti, l'estate dell'anno successivo vide un apice creativo. Crowley si trovava in Russia, in qualità di impresario, con una compagnia di 7 giovani donne per una serie di spettacoli di musica e danze. In una lettera a William Crowe, ricorda quei giorni. Nel corso delle mie 6 settimane a Mosca nel 1913, ho avuto quella che posso solamente definire come un'illuminazione pressoché continua, e lì ho scritto parecchi dei miei migliori saggi e poesie. Naturalmente, la messa gnostica era tra questi. Fu ispirata, credo, da quella di San Basilio. La mia idea era di scrivere una messa per portare avanti, in un certo senso, l'antica tradizione, senza tuttavia entrare in conflitto con la scienza. L'intera faccenda, come spesso accade con la mia produzione, fu scritta di getto e non fu mai sottoposta a revisione. In effetti, Crowley compose in quei giorni ispirati alcuni scritti rilevanti come l'inno a Pan, il continente perduto e la nave. Quest'ultimo è un rituale magico in forma drammatica che celebra quello che Crowley riteneva essere il mistero centrale della massoneria, ossia la morte e la resurrezione. Che si tratti del rinnovamento della terra in primavera o del rinnovamento del sole all'alba, nei miti e nei riti delle religioni dell'antichità, il punto centrale è la morte e la resurrezione di ciò che salva, in breve, del nostro Salvatore. Secondo Crowley, la dottrina del nostro Salvatore della primavera rappresenta il mistero centrale del cristianesimo, e la messa sarebbe identica al terzo grado della massoneria. Questo rappresenta una vera e propria istruzione pratica trasmessa mediante il linguaggio del simbolo che raggiunge il suo momento culminante nell'inno. A proposito di questo inno, Crowley commenta nella sua autobiografia: «L'apice lirico è sotto certi aspetti il mio conseguimento supremo nell'invocazione. In effetti, il coro che comincia con «Tu che sei me», al di là di tutto ciò che io sono, mi sembrò degno di essere inserito come inno nel rituale della Chiesa Gnostica Cattolica, che nel corso dello stesso anno avevo preparato ad uso dell'OTO, il rito centrale della sua celebrazione pubblica e privata, corrispondente alla Messa della Chiesa Cattolica Romana». La centralità della Messa nei suoi progetti evidenzia l'importanza che questa aveva per lui. Infatti, pur rilevando la convergenza di elementi che derivano tanto dalla Messa Tridentina quanto dalla divina liturgia ortodossa, la messa gnostica rappresenta un matrimonio tra le verità scientifiche e le aspirazioni religiose, e presenta le dottrine di Telema attraverso il consueto metodo di illuminismo scientifico. Mi convinsi che il mio rituale dovesse celebrare la sublimità dell'azione delle forze universali senza l'introduzione di teorie metafisiche discutibili. Non avrei fatto né lasciato intendere alcuna dichiarazione riguardo alla natura che non potesse ricevere l'approvazione del più materialistico uomo di scienza. Questo può sembrare all'apparenza difficile, ma in pratica trovai perfettamente semplice combinare le concezioni fenomenologiche più rigidamente razionali con la più esaltata ed entusiastica celebrazione della loro sublimità. Ora,
Per Crowley la messa cristiana è di per sé un tipico rituale della scuola bianca. Il suo scopo è trasformare la materia grezza direttamente in divinità, mediante la transustanziazione. Tuttavia, nell'Equinozio degli Dei, egli puntualizza come in essa il calice non venga presentato al fedele, cosa che insieme ad altri dettagli dimostra che la comunione romana ha preservato la forma, ma perduto la sostanza, del rituale magico supremo della vera gnosi. Il nuovo eone rappresenta la venerazione dello spirituale fatto uno con il materiale, e il rito che oggi ne preserva tanto la forma quanto la sostanza è il Liber 15, il canone della messa gnostica. La messa funziona sulla base di una specifica formula o legge magica, vale a dire l'eucaristia del corpo e del sangue di Dio. Ora, nel 20° capitolo della terza parte di Magic, Crowley argomenta: una delle cerimonie magiche più semplici e più complete è l'eucaristia. Consiste nel prendere cose comuni, trasmutarle in cose divine e consumarle. Prendete una sostanza che sia simbolica dell'intero corso della natura, fatela Dio e consumatela. Il mago si satura di Dio, si nutre di Dio, si inebria di Dio. A poco, il suo corpo viene purificato dalla lustrazione interiore di Dio. Giorno per giorno la sua struttura mortale, liberandosi degli elementi terreni, diviene in verità il tempio dello Spirito Santo. Giorno per giorno la materia è sostituita dallo Spirito, l'umano dal divino. Alla fine, il cambiamento sarà completo. Dio manifesto nella carne sarà il suo nome. A questo riguardo, già nell'indice del volume, Crowley rimarca come l'Eucarestia sia più importante di qualsiasi altra cerimonia di magia, poiché reca con sé la conquista dell'abisso tra uomo e Dio, un ulteriore modo per ribadire che in Telema uomo e Dio sono una cosa sola, che lo Spirito Santo non discende da sopra e da fuori come nel miracolo della Pentecoste, ma brucia in ogni cuore di uomo e nel nucleo di ogni individuo stella. Da un lato la messa gnostica si pone dunque come un mistero, ossia una verità sacra avvolta nel segreto perché non può essere conosciuta mediante le sole forze dell'intelligenza razionale. La cosa più vicina ad un suo commentario potrebbe essere un altro libro ispirato, il Liber 418, La visione e la voce. Dall'altro lato, essa chiama in causa forza e principi naturali per celebrare un miracolo il cui obiettivo è la creazione di un figlio magico, incarnato nell'ostia e nel vino, risultato della trascendenza annichilente del matrimonio mistico. Rispetto alla liturgia del passato, il sacrificio di sangue è qui sostituito da sacrificio sessuale. Il rituale richiede 5 officianti, un sacerdote e una sacerdotessa, che rappresentano le polarità maschile e femminile, un diacono, che sovrintende la cerimonia, assistendo i sacerdoti e guidando i fedeli, e 2 assistenti, chiamati simbolicamente bambini, uno positivo e uno negativo, che recano alcuni strumenti e offrono i sacramenti ai congreganti. In verità, questi 5 sono uno. Molti degli elementi allegorici presenti all'interno del rito sono rappresentazioni simboliche di linga e ioni su vari piani e della loro interazione nel senso più ampio dei termini. Crowley e la sua compagna magica dell'epoca, Lila Waddell, cominciarono a celebrare questo rito sin dal 1913, ma esso vide la sua prima pubblicazione soltanto nel 1918 su The International, una rivista americana di cui egli era all'epoca direttore. L'anno successivo uscì anche nel cosiddetto Blue Equinox, mentre Theodore Royce, fondatore dell'OTO e patriarca dell'Ecclesia Gnostica Cattolica, ne preparò una traduzione in lingua tedesca. Royce partecipò inoltre alla Conferenza Massonica Internazionale di Zurigo del 1920, dove propose la messa gnostica come rito ufficiale del grado Rose-Croix. La proposta non ebbe successo, perché l'effetto della pubblicazione di questo rituale fu dirompente. Si trattava di rimettere in discussione il ruolo della donna nella religione e nella società. Il Liber 15 rappresentava infatti un concreto atto di restauro del sacro ufficio e della funzione sacerdotale della donna all'interno del contesto religioso occidentale. Verso la fine della sua vita, Crowley sarebbe ritornato su questo concetto cardine alla luce della dimensione sacramentale di Telema. Il mondo è entrato nel nuovo eone, l'era del bambino coronato e conquistatore. La preponderanza della madre e del padre è passata. Molte persone non hanno completamente realizzato quelle formule ed esse sono ancora valide nel ristretto delle loro sfere. Ma i maestri hanno deciso che il tempo è giunto per l'amministrazione dei sacramenti del Leone di Horus
a quelli capaci di comprensione. I sessi sono uguali e complementari. Ogni uomo e ogni donna è una stella. La sacerdotessa deve adesso operare tanto quanto il sacerdote. La messa gnostica è una cerimonia eucaristica che esprime gli elementi più puri della cosmologia e della filosofia di Telema, vale a dire luce, vita, amore e libertà, e fornisce un'opportunità collettiva di partecipazione diretta alle formule del nuovo eone, attraverso le dottrine mistiche del patto di resurrezione e della comunione dei santi. Si tratta di una liturgia di illuminazione e iniziazione. La progressione simbolica traccia il percorso che eleva l'individuo consentendo il suo rientro nel giardino dell'Eden per mezzo della gnosi e concorre attivamente a porre in relazione dialettica la coscienza individuale con il vero sé, che può essere inteso come un modo per realizzare il mistero della salvezza durante la vita stessa, per mezzo della gioia. Nel tentativo di descrivere l'ineffabile, le parole si rivelano inadeguate e rischiano di profanare l'arcano che si cerca di rivelare, perché tali misteri sono sublimi, sacri e segreti e sbocciano all'interno del veneratore nella giusta stagione, ciascuno per sé. L'OTO comprende l'Ecclesia Gnostica Cattolica e le sue oasi e logge sono incaricate della periodica celebrazione della Messa secondo il canone del Liber 15. La partecipazione è libera e gratuita, avendo come singola condizione la consumazione dell'Eucaristia. L'unico consiglio riguardo alla Messa è di farne semplicemente esperienza, con cuore e mente aperti e con vera umiltà e aspirazione spirituale, cosicché ciascuno possa trovare e dichiarare la propria verità, senza dogmatismi, e nel suo tempo giungere al compimento della vera volontà, della grande opera, summum bonum, della vera saggezza e della perfetta felicità. Amore è la legge, amore sotto la volontà.